offese. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali. Ti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Oh, tutto da perdere. La storia rossonera piange una parte di sé che non c'è più. Giovanni Scanapieco aveva difeso i pali della Nocerina per 145 volte tra gli anni 40 e gli anni 50. Il mitico gatto magico per anni è stato il portiere con più presenze in casata. Quando si tratta di scegliere di andare, la storia siamo noi vuole ricordare quegli anni che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli. Siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La voce viva dei protagonisti dell'alba di un sogno. Il nostro primo personaggio è forse il più famoso per i suoi trascorsi calcistici e non. Veniva dall'Interland napoletano e fu ribattezzato Palumiello. Io venne a Nocera su giudizio insindacabile del presidente del Napoli, Cuomo, abbonato di Don Alfonso Cuomo, il papà dei suoi figli sono ancora viventi a Nocera. Lui allora era presidente del Napoli e mi disse: senti ragazzo, tu vai a giocare nella Nocerina. Al che io gli risposi in una maniera un po' strana, ma perché Nocera dove si trova? Sai, lui si arrabbiò un po', come conclusione per essere breve, in 448 mi mandò alla Nocerina e arrivai qua nei primi di agosto, convocato dalla società. L'allenatore era Remo Galli, che l'allenatore che Remo Galli lui già mi aveva avuto 2 anni precedenti, sia Scafati prima della guerra e del dopoguerra, e mi conosceva molto bene, fece di tutto per portarmi a Nocera. Infatti arrivati a Nocera dissi: ci resto qualche anno e poi vado via. E allora passò l'angelo e disse: no, tu rimani qua, vita naturale durante, perché dopo un anno conobbi mia moglie e attualmente mi ha dato 3 figli che stanno tutti e 3 qua a Nocera. Conclusione, rimasi a Nocera con grande piacere. E giocai 3 anni nella Nocerina, 3 anni tribolati sul piano commerciale, dopo la B, che dopo la B per i dirigenti Spinella, Gambardelli, D'Alessio andarono via e rimase solo Gambardella, lo zio dell'attuale Gambardella. Nel 47-48 avevamo una squadra formidabile, ti posso dire, una squadra ben messa in campo, piantata bene, ben amalgamata, non mancava nulla in quella squadra, nulla, però perdevamo delle partite strane, sempre perdevamo 11 partite 1-0, 1-0. Poi ci fu un certo periodo che venne un arbitro a Nocera, l'arbitro a Nocerina Lecce,
Comunque questo fece di tutto per farci vincere. Alla fine Busidone sbagliò un calcio di rigore al 90esimo e poi dette un gol che la palla picchiò sulla traversa, lui fece palla al centro, punto e basta. È una dimostrazione che anche allora c'era la piovra, se così si può chiamare. C'era un'altra situazione particolare che è antipatica a dirle. La Nocerina, i dirigenti non vollero stare a questa situazione, di conseguenza a Empoli si perdeva 1-0, a Siena si perdeva 1-0, a Siracusa si perdeva 1-0, sempre 11 gare 1-0. E alla fine poi ci fu il colpo finale, con la Nocerina in casa col Palermo, che il Palermo doveva andare in A, gli servivano i 3 punti a qualsiasi cosa. E mi ricordo che quella partita la formazione fu proprio cambiata totalmente. Tutti quanti noi dici, ma perché Busidone gioca mezzala, non gioca il suo ruolo? Cipriano che è sempre un centrocampista deve fare... Io invece di fare il mediano di spinta che faceva la mezzala, insomma tutta una rivoluzione. E c'era qualcosa nell'aria che... Conclusione, la partita noi la perdemmo 3-0. E poi dopo Seppi, tutta Nocera, Seppi che la Nocerina, la parte dirigenziale aveva ceduto i 3 punti al Palermo perché c'era il rappresentante della Gambardella Romanella, Mataliano, era il depositario della Romanella a Palermo, nonché dirigente, vicepresidente del Palermo. E venne l'ufficio inchiesta dappertutto, ma non se ne fece nulla perché non c'era nessuna prova schiacciante. E di conseguenza retrocedemmo proprio come da stupidi. Poi l'anno successivo si fece la Serie C, perché quell'anno era l'ultimo campionato di B e si fece la B a un solo girone. E la Nocerina rimase in C1, cioè Serie C, adesso si chiama C1, allora si chiamava Serie C e basta. E il mito di Palumiello com'è nato? Ma il mito di Palumiello com'è nato? Mi ricordo la prima partita in casa col Pescara. Perché io avevo un'abitudine, ma istintiva, non è che lo facevo qualche cosa, anche quando saltava di destra tiravo su le gambe e ogni salto istintivamente le gambe così. E il giornalista del Mattino di Napoli, Gino Giorgetti, e dice De Capri, quando anticipa l'avversario sui colpi sul gioco aereo sembra un palumiello, cioè quando salta si tira le gambe, è rimasta questa simpatica appellativa di palumiello, non era una cattiva... Nocerina Pescara 2-0, vogliamo parlare di questa partita? Ma questo fu, il campo era gremitissimo come mai. Era la prima partita col Pescara che aveva Slancia prima, Maestrelli, Tondo Donato, Centorame, De Angelis, insomma era uno squadrone che la chiamavano la Strapaesana. Conclusione, facevamo una partita eccezionale perché era il debutto. E mi ricordo il primo gol come avvenne, perché lo dissi anche un'altra volta in che occasione del primo gol, perché un lancio del mio sinistro sulla destra, il gioco verticale a Marchionne di petto, stop e tiro rete, fu un gol eccezionale. E anche il secondo gol partì dal mio piedino, su azione in verticale, e vincemmo 2-0 con la partita, euforia a non finire. Poi la cosa strana è che questa squadra fuori casa si trasformava. Il motivo non si è mai capito il perché. Allora un solo giocatore lo capì, la buonanima di Mario Saracino. E lui mi disse una frase durante una partita col Palermo, che non la dimentico mai, che Mario Saracino quando parlava un po' la S mosce, e mi disse una frase, allora non la capì, lui me la spiegò a fine partita. Comunque allora succedevano dei casi particolari, che anche allora c'era la piovra. Poi dopo il terzo campionato di C, io volli andare via, però ero già fidanzato a Nocera. Noi che perdimmo a pace o suono, non ci dicimmo mai perché, bocche cavasse non bonne, non so sti bocche o in e. Pure te chiamano rispondono,
troppa dispietta. Con l'aiuto di un amico, Enzo Pepe, continuiamo questo viaggio nella memoria. 115 presenze lo pongono di diritto tra i grandi della Nocerina. Antonio Cattolo. Gesù rinda ad un naso specchio e stomato. Nato proprio nei giorni della Nocerina, con l'Alba Nocerina, selezionato poi in un futuro da Remo Galli, che l'indimenticabile Remo Galli, entrò a far parte della Nocerina un terzino che effettivamente ancora oggi, per quanti hanno avuto il modo di ammirarlo, ha saputo far parlare di sé con la casacca rossonera. Sto parlando di Tonino Cattedra. Che ricordi hai della tua Nocerina? Della mia Nocerina ho sempre dei bei ricordi. La mia mente mi porta al ricordo di vedere Tonino Cattedra, capitano della Nocerina, ma già prima hai cominciato a calcare il campo del Piazza d'Armi. In che anno? In che anno? Verso il 53, 52-53, però prima ho fatto la riselezione, giocavo nei Pulcini, poi ho giocato titolare nella Nocerina, ma prima di giocare poi titolare venni dato in prestito alla Paganese. Giocai un anno con la Paganese, poi giocai con il Cal Pezzullo e poi con Cicconi, allenatore Cicconi, venni io e Becamina selezionati per la Nocerina titolare. Poi e così rimasi nella Nocerina per parecchio tempo, fino al 1958, dove poi andai con la Palmese e finì in ultimo un paio di partite con la Sianese. Poi mi sposai nel 62 e smisi di giocare a pallone. Senti Tonino, qualche aneddoto particolare te lo ricordi di quei tempi? Ad esempio, non lo so, so pure che un anno avete giocato per la gloria senza riscuotere lo stipendio. Questo è il mio grande piacere, che noi alcuni nocerine con dei militari abbiamo salvato pure il nome della Nocerina, perché pur giocando senza soldi, la Nocerina non ha fallito e è continuata ad essere la Ginocerina, proprio per noi e per i militari che ce li procurava il adesso generale, capitano Ruggiero e il maggiore Passarini. Insieme ci procuravano questi militari e poi noi dovevamo giocare il 4 novembre una partita nelle casermette. Questo era il patto, solo questa era la ricompensa. Quindi siete stati un anno senza riscuotere stipendio, avete comunque salvato la Nocerina dal fallimento e però dopo hai avuto delle grosse soddisfazioni dal pubblico di Nocera. Che il pubblico di Nocera è stato sempre, è sempre un pubblico molto vivo, è molto caloroso per la Nocerina e ancora oggi è sempre nel bene e nel male, è stato sempre un pubblico che ha seguito questa Nocerina, questa casacca rossonera. È rimasta nel cuore, la tengo nel cuore e per sempre morirò con questa. Quali allenatori hai avuto e quali di questi ha lasciato in te un buon ricordo? Me, quasi tutti gli allenatori mi hanno lasciato un buon ricordo perché mi volevano tutti bene, cominciando da Remo Galli, che mi appendeva alla porta e mi tirava per farmi allungare. Lo ricordo pure De Fazio, quando ci incontrammo per il libro. Dice, mi ricordo di te che Galli ti appendeva alla porta, ti allungava, devi crescere. E poi tutti Tofani, lo stesso Venditto. Hai avuto anche qualche allenatore che ha giocato in nazionale? C'è stato l'ala sinistra della nazionale, Venditto, che ha giocato pure in nazionale. E lo stesso pure De Nicola, che ha giocato col Napoli. Tutti allenatori validi, devo dire la verità, è tutta brava persona. Gli aneddoti ce ne sono stati tanti, perché
Stavamo in Sicilia, si viaggiava dal venerdì nei treni e si arrivava dopo 15-16 ore, pure dopo 24, ad esempio a giocare a Ragusa. È stata un'avventura con trenini, ma una cosa fenomenale. E aneddoti ce ne stanno tante tra i giocatori, tra le amicizie che si fanno. Sì, io ero proprio amico fraterno con Franco De Maio, che mi è rimasto sempre nel cuore, pure che non esiste più. Quello era proprio, noi eravamo in quattro, Bergaminelli, De Maio, Gambino e io, prima generazione proprio, cioè sempre dopo la prima generazione che era Francese, Fresa, Bacciocchi, la buon'anima di Ernestino Caso, che tutti i nocerini che venivano dall'Alba Nocerini, loro già erano titolari nell'Alba Nocerini, poi arrivavamo noi Pulcini che rimpiazzammo e poi passammo con la Nocerina. Quindi la storia di Tonino Cattato nasce tra i Pulcini della Nocerina fino ad arrivare all'Alba Nocerina e effettivamente alla Nocerina, la prima squadra. Lì poi si è diventato persino il capitano di quella squadra, che effettivamente dava tanto soddisfazione, anche se un anno c'è stato un anno un po' di burrascoso così, ma comunque capita, ma sempre nella vita, nelle carriere, diciamo carriere, nelle minime carriere, purtroppo. Però quello che voglio io, mi è rimasto impresso nel cuore, è il fuoco del pubblico nocerino, che incoraggia sempre sia nel bene che nel male, e penso che incoraggerà sempre, che se ne dica. Un'altra domanda te la devo fare, perché so che a Nocera c'è stato il capitano Ruggero, che tu poc'anzi hai menzionato. È un uomo che, pur non essendo nocerino, abbracciò questa passione per la squadra nocerina, tanto che poi è rimasta a Nocera, cioè si sposò a Nocera, è rimasta a Nocera, e ancora oggi è un appassionato della nocerina, anche se non delle volte è stato dimenticato, pure nel libro della nocera non fatto. Comunque io lo incontrai poco tempo fa, lui mi riconobbe, poi mi disse sì, mi ricordo di voi, e io voglio soltanto io ho espresso il desiderio a dei cronisti di citarvi, perché voi siete stato uno che un artefice ha salvato pure la nocerina nei momenti difficili, dandoci i militari. Voi è il maggiore Passarini, che mo sarà generale in pensione. Di là fu sì, giganti
lega per dimma pacio suona, non ci dicimmo mai perché, bocca cavasa non è buona, non so sti bocche o in e. Pure te chiamma non risponde. Una bandiera per la Nocerina, rimasto legatissimo anche alla città di Nocera Inferiore, Gerardo Bergaminelli. Così anima e core, non ce la sa io manca penora, sto desiderio. La sua storia parte dal lontano 1954 e naturalmente non poteva non iniziare con l'Alba Nocerina, dove tutti i giovani della Nocerina avevano una fucina importantissima per entrare a far parte della gloriosa casacca rossonera. Una di queste persone a cui è rimasta attaccata Nocera Inferiore e non soltanto è stato Gerardo Bergaminelli, una bandiera per la Nocerina, possiamo dirlo. E quindi Gerardo, non ti emozionare, perché adesso ti faccio qualche domandina. Nei tuoi ricordi, nel tuo cuore, che cosa è rimasto della Nocerina? È rimasto che noi praticamente, io vedo che tutti i vecchierelli di allora, eccolo lì, Bergaminelli, cattedra, tutta questa gente che arrivano qui, che io praticamente sono stato a Napoli per tanti anni, insomma, che pigliai il posto agli ospedali uniti di Napoli proprio con il calcio. Però continuavo a frequentare Nocera, naturalmente, sì, come Nocerino. Io con la casa a Nocera ho incominciato, adesso che sono in pensione, ho incominciato che tutti quanti mi cercano, quello è Bergaminelli, quello è Cattro, allora erano veramente eravamo dei giocatori abbastanza bravi, perché poi... E nel 54-55 con allora il presidente era il dottor Antonio Angrisani, fratello del senatore lì, e facemmo un bellissimo campionato con l'allenatore Venditto era l'allenatore di un giocatore di Serie A, e incominciamo a fare comprare una parecchia giocatori come a Torino, Ascione, Liguori, Palomba, e pigliammo dalla vecchia Nocerina un certo De Chiara, che era un terzino sinistro molto bravo. Nocerino anche lui. E poi completiamo con Cattedre, Bergaminelli, Lebre, Nemissi, Litti, senatore, e poi Terrone, Pepe e Scannapiego. Le presenze che avevo fatto le presenze, era uno dei più grossi delle presenze, come questo qui nel 1954-55, avevo presenze 28 su 30. Caso, Ernestino Caso, De Maio, Gerardo Pepe, questi qui erano più o meno lì. E poi questo qui abbiamo finito un bel campionato, molto bello, insomma era una bella squadra proprio. Poi incominciato nel 1955-56 col presidente De Vito. Allenatore era Calabrese, quindi io, presenze sempre di 28 presenze, ma ho visto nelle cose che grazie al capitano Ruggero, allora capitano, adesso generale in pensione, generale in pensione, venivano apportato dei giocatori che erano proprio una cosa che tra 5 anni che sono rimasto nel Napoli, nella Nocerina, e poi praticamente nel 58-59 mi hanno venduto all'Alba Napoli, ospedale, a squadra ospedaliera, insomma, e allora mi mandarono, però vollero pure i soldi da me, e quindi praticamente ho giocato molti anni, abbiamo giocato con niente. E beh, a quell'epoca un po' tutti giocavano con niente. Tutti quanti, sì. E il primo anno che ho avuto qualche soldo è stato nel 1956-57, che allora era il senatore De Vito, e lui ci pagò un poco, ci dette degli ingaggi dall'inizio, poi. E mo c'erano questo capitano Ruggero, ha portato dei giocatori alla Nocina, un certo Ramacciotti, un difensore di sinistro che era bravissimo. Poi Ferrara,
Corbelli, due mediani laterali, regalo. Poi teneva, insomma, erano dei giocatori molto, molto, molto... E insomma, siamo andati avanti con questo capitano, Ruggero, che ha portato sempre un sacco di giocatori. Senza venire al campo, lui pagava pure il biglietto per entrare nella partita. Nella Nocerina noi ci ricordiamo che sono praticamente dei presidenti che sono stati molto molto bravi. C'era Antonio Angrisani, dottore Angrisani, che lui era il segretario dell'ospedale di Salerno. Ospedale Riuniti? Praticamente è lui che ci ha mantenuto un poco lì con l'aiuto del fratello, quando gli serviva qualche cosa andava dal fratello. E niente, poi abbiamo avuto come quest'altro con Mario Cipolla, abbiamo un altro Buscetto con Gaetano Buscetto, che aveva come consigliere Amato Gabbola, sì. E Gabbola è stato un altro, il dottore Gabbola è stato un altro che per la Nocerina, e con la moglie pure, che lì uscivamo fuori a giocare, lei portava da mangiare a noi tutti i calciatori, insomma, che lì non avevamo neanche i soldi per poter mangiare. La domenica andavamo Vittorioso, che Vittorioso insomma è quello che ci dava da mangiare. Essendo tifoso della Nocerina vi dava anche da mangiare, diciamolo pure. Sì, sì, questa era la... E abbiamo avuto del... E se siamo stati insomma dei Nocerini, Cattedra, che è stata una persona molto molto per bene. E ancora adesso che... Antonio adesso lo andremo a trovare, sicuramente, sì, cercheremo di far parlare un po' anche lui. Un personaggio, sempre il capitano, diciamo così, è stato lui, siamo io e lui, con Lepre, con Fresa, con Di Maio, siamo stati insomma, diciamo, le persone più che... E io mi meraviglio, perché poi sono stato 30 anni a Napoli, che poi dopo loro mi vendettero a Napoli con l'Alba Napoli. Alba Napoli, sì. E sono stato 4 anni, ho finito 4 anni di campionato di serie, di quarta serie lì, e poi dopo sì, morì il Monaldi, allora il presidente degli ospedali di Napoli era molto, e questo qui veniva con l'aereo, tutte le partite, andavamo in Sicilia, veniva con l'aereo, un personaggio molto per bene. Poi morì dopo 4 anni, praticamente finì anche la squadra. Finì la squadra, perché lì, mantenuto dai medici, dagli infermieri, si pagava, pigliavano i soldi sopra allo stipendio. E ce ne andammo, allora mi vendettero, dice tu dove vuoi andare? Mi volevano mandare a Palermo lì. Invece sei andato a Polla? No, invece sono andato a Cava dei Tre. Io ricordo che hai giocato a Polla. Ho giocato a Polla nella Serie B, questo è stato nel 1954. 54, poi 55, 56, 54, 55 successe una cosa che io avevo giocato lì, c'erano i tifosi, perché poi salvammo questa squadra qui. Quando facendo la partita c'era un centravanti che io marcavo lì, e ci fu un diverbio lì, cademmo a terra tutte e due, e questo qui si voltò e mi dette un calcio, un poco di cose che fece un po' l'arbitro, questo qui voleva aggredire l'altro, e lo cacciarono fuori, questo qui fu praticamente non potette giocare più, perché lo fu, e quella sera siamo rimasti lì chiuso dentro una cosa, quindi ce l'avevano con me. Allora Gerà, raccontami un po' che è successo nel 56-57. Che noi andammo a giocare a Torre del Greco. E praticamente questa partita per noi era importantissima, perché noi si lottava il Nola e Nocerina a chi vincere la cosa. Allora siamo andati lì, e questa qui insomma ci fu una cosa che mi dettero, si vollero comprare la partita alla Turris. Cioè il Nola comprò la partita dalla Turris? No, la Nocerina. La Nocerina voleva comprare la partita dalla Turris. Noi siamo partiti, siamo andati lì, incominciato la partita, e allora giocando la partita, perché se si vinceva noi andavamo sicuri in quarta serie, e però c'è stato questo che gli altri giocatori vennero a sapere, che noi avevamo con noi un giocatore che era un certo Palumba, quello con i capelli rosso, quello rosso, sì, me lo ricordo,
Non lo so, dice che poi dopo abbiamo capito noi che... Allora tutti i giocatori della Turrissa, alcuni che non gli avevano promesso dei soldi, perché poi... E allora questi incominciano a giocare una partita loro, ci aggredirono, cioè, e quindi praticamente la partita perdemmo, la partita 2-0. Allora si incominciavano proprio... E ci furono anche tafferugli all'ingresso dell'autostrada, ricordo benissimo, mi trovai anche io in quei tafferugli all'epoca. Insomma, praticamente lì, con questi cose, dice, durante la partita, volevate vincere così, non sapevamo neanche niente. I calciatori non sapevate niente assolutamente. Non sapevamo niente, ma magari lo sapeva solamente il... Palomba, che praticamente ebbero un, perché lui era editore del Greco, era editore del Greco, fece una trattativa alla mamma di questo bel giocatore, quel Palomba, sì, eh? Era uno dei migliori, lo ricordo veramente come un bel giocatore. Questo è morto e poi ha fatto il sindaco di Torre del Greco, addirittura è stato sindaco a Torre. Sì, era una persona molto molto per bene, il padre faceva andava al in Sardegna, e era uno che pigliava i cose, come si chiama, che l'oro, come si chiama, gli orafi, oppure il corallo. Il corallo. E un sacco di soldi. E questo qui era un altro che giocatore. E qui perdemmo il campionato. Bella storiella. Poi dopo, l'anno dopo, fummo quarta serie. Dalla promozione in quarta serie, fummo ripescati. Con una cosa di 7 punti indietro lì. E poi incominciamo e facemmo questo campionato qui con... Dopo cominciò la vera ascesa della Nocerina, a salire poi. No, facemmo il campionato e poi retrocedemmo. Sì. E poi finì la Nocerina da loro. E poi ricominciò la nuova Nocerina, che cominciò l'ascesa. Sta compagna vostra, aggio perduto suon e a fantasia, cavento sempre, perché tutta vita mia, in ciò volesse dice, ma non ciò sa. Si conclude con un altro grande personaggio, Giuseppe Lepre. Peppino, che ti ricorda la Nocerina? Innanzitutto mi ricordo gli anni giovanili, l'amicizia e la solidarietà che ho avuto con i miei amici di Nocera, incominciando da Gatter, Bergaminel, il compianto De Maio, e anche un altro giocatore che pochi ricordano, Pepe Gerardo, Pepe detto Osoris, sì, il senatore Sellitti e tanti altri con i quali io stringevo sempre tempo, perché sono portato all'amicizia, al rispetto, ci difendevamo a vicenda, ecco, ci proteggevamo a vicenda, perché nel calcio minore era abbastanza duro il calcio minore, quindi si doveva avere del coraggio, specialmente quando si va a Juquipane, a Angra, a Sapri, mi ricordo a Sapri ci fiuterò i tre botte, a Ponte Cagnano ci ha fatto portare un pullman della Celere, un giocatore e un celerino, un giocatore e un celerino, te rica la paura capitale.
benissimo, ho fatto 75 presenze. Sono andato a Nocera Superiore giorni fa a trovare un mio amico per un lavoretto, il quale si intratteneva in un bar. Sono entrato in questo bar, sono stato 4-5 persone, uè, Castalepre, uè, chi stai, era buono. Oddio, a quest'età, questi riconoscimenti fanno bene alla salute, al morale e alla salute. Io poi ti ricordo in particolar modo perché abitavamo vicinissimo, benissimo. Quindi stavamo a un tiro di schioppo. Lo sapevo benissimo anche tuo cugino, Gino Maiorino, con il quale abbiamo mosso i primi passi insieme. E poi mio padre. Altro che tuo padre, carissimo di mio padre, in una sua vicenda, papà gli ha dimostrato tanta amicizia. E poi erano tipo allegre, se meritava rispetto tuo padre, così fine, chissà. Allora senti, dammi un parere tuo sul calcio di un tempo, di quando tu eri quel forte mediano che tutti abbiamo ammirato, e il calcio di adesso. Senti, ti dico una cosa scontata che la dicono tutti: all'epoca si giocava solo per la gloria, oggi si gioca solo per i soldi. E poi ho notato una cosa, che noi eravamo duri come una roccia, invece oggi sono di una scorrettezza impensabile. Io quando vedo fare dei falli da tergo che colpiscono la caviglia o il tendine, io rabbrividisco. Noi che siamo sui campi minori, riuscivamo a scassi, però noi facevamo dei falli per impeto. Sì. Ma dei falli che non mettevano in forza l'incolumità dell'avversario. Invece quando io a tre quarti di campo, tu stai rivolto alla... Che può fare una palla? Quella ti viene a colpire. Allora vedo queste cose che... E chi vi sta dicendo queste cose, naturalmente, è uno che picchiava e picchiava duro. Sì. Io me lo ricordo molto bene. Si dico, ti voglio raccontare un episodio che mi ricordano qualche sportivo di Nocera. Era l'ultimo anno che giocava a Nocera, 57-58, quarta serie. Questo è stato paragonabile alla C2 di oggi? C1 di oggi. Mi dicono C1 di oggi, mi dicono. Un campionato che io con la Nocerino ho disputato il mio campionato migliore. Era 26 anni, era all'apice della mia condizione fisico-atletica. E ho fatto un campionato, però io ero un po' bassino dove marcavo, si vedeva un tappetto che correva, marcavo, e saltavi alto, oltretutto marcavo sempre la mezzala avanzata, lì era il quadrilatero, era un po' a rombo così, allora la mezzala avanzata, a me toccava sempre la mezzala avanzata. Ci trovavamo a centrocampo, c'era uno stopper fiorentino, un certo Galasso, un tipava da 1,90 m, ma non si muoveva, poca agilità, poca... In tutti i modi, che succede? Io in una posizione con la faccia rivolta alla mia porta, lui con le spalle, si è fatto soffiare la palla, ci giocavamo con la Juve Stabia, si è fatto soffiare la palla, chi si è involato, un tipo curto, purissimo, peccerile, veloce, si è involato verso la porta e si aspettavano tutto un gol. A me, che io so, un impeto di disperazione, di cose, l'ho raggiunto sul limite dell'area di ora e l'ho placcato a terra e ho salvato il gol. All'epoca, oggi avrei subito l'espulsione. All'epoca l'arbitro mi fece una ramanzina e tutto finì, poi finì perché la gente tutto a taralluce e vino. Finì 0-0 quella partita, però salvai un risultato. E lo ricordano alcuni tifosi di Nocera quando ricordiamo di tante. In questi ultimi anni ci siamo persi un poco di vista perché ognuno per questioni di lavoro e di famiglia, sai, ognuno per cerille cose, ci siamo persi di vista. Poi improvvisamente ci siamo ritrovati, siamo andati in pensione, però i superstiti, certo. Siamo andati in pensione e ci siamo ritrovati per il corso tutti insieme. A quando mi vedono loro, ma fanno una festa, perché io non esco tutte le mattine perché tengo un amico il quale mi accompagna, sì. Ma quando poi qualche volta mi ritrovo con loro, mi trattano con un grande affetto e io
ricambio a loro questo grande affetto. Ne ho avuto una dimostrazione di questo proprio pochi giorni fa, quando ti sei incontrato con Bergamiello ed ero io nel corso. E voglio dirti una cosa. Io non c'è stato mai un grande giocatore, non mi ci sentito mai grande giocatore, però ho sfruttato quelle qualità che avevo, quelle poche qualità, le ho sfruttate perché sapevo che si voleva fare la tecnica, cosa, io facevo una figuraccia, allora sfruttavo quello che sapevo. La grinta, la determinazione, la voglia di lottare. Non mi ha imparato mai niente nessuno, uno solo mi ha imparato una cosa a me. Glielo sempre ricordato, Gerardo Bergamineri, il quale una volta stavamo a centrocampo, io e lui si allenava perché Is all'epoca lo stopper marcava il centravanti, la libera non ce n'erano, sì, sì. Quindi il centravanti era il migliore della squadra avversaria, di conseguenza il centromediano doveva essere il migliore dell'altra squadra. E Bergamineri si allenava molto sui colpi di testa, dico, e mi chiamava il papà, io così, vieni a casa, ma perché io... Saltavi fuori tempo, diciamo, io lo ricordo questo fatto. E allora che facevi? Sbatteva la palla in terra, boom, salta, boom, boom. Ti devo dire che rispettando i limiti della mia altezza, io imparai a scegliere il tempo per saltare. E quindi l'unico che mi ha imparato una cosa è stato amico mio Gerardo Bergamineri, questo ti posso dire. Nessuno mi ha imparato niente. Io giocavo a Nocera e il titolare di mediano era Amedeo a Torino, tu non ti ricordi, era un notaio di famiglia per bene, un notaio di Angri, era alto un annuante, un pezzo di ragazzi, isse titolare e io riserva. Lui andava a polemizzare con l'allenatore e dice, ma come voi fate giocare a me titolare, all'Epris, deve essere tutto il contrario, ma tu pensi un po' che... Cioè era lui che diceva che il titolare doveva essere tu e non lui. Va bene come un fratello, quando smise di giocare perché mio padre lo costrinse, diceva tu devi venire, tu definitivamente devi fare il notaio, ecco. Lui divenne direttore tecnico dell'Angri, venne fino a casa e venne a pregarmi che io, naturalmente, avete marane cose, soldano Cirini, no, 4 soldavi a te e diciamo 5 soldavi si pigliavano Cirini. E fu poi nel 58-59, che 57-58 facettamo la quarta serie e retrocedemmo. E l'anno successivo, a novembre, mi pigliava. E lui si era così orgoglioso, perché dice che con il mio acquisto l'Angri aveva vinto il campionato. Ecco questo. Innanzitutto la mia fanciullezza io l'ho trascorso a Piazza d'Armi, dove specialmente in estate si giocava dalla mattina alla sera. Da buon casolese. Non mi stancava mai, In estate si giocava anche scalzi, perché i soldi per cattive scarpe non ci stavano, è bene che te lo dica. E non ci stavano perché poi scassavamo pure le scarpe. E una volta mia madre mi scassava in capo, perché, non ti posso allontanare, perché vendette un gioiello di famiglia per me cattive scarpe. Io ti messo un campo e scattai da un pomeriggio e allora quando mi ritirai mi andavo a nascondere dietro i tavoli. Mia madre, che era una femmina, se ne accorse, dice, ma fammi sentire, ma tu ti vai nascondendo, ma fammi. Mi fece sedere, me lo avevi scarpe e c'è Benrico, tutte quelle scarpate che mi diede in testa, perché io le avevo rovinate tutte quante. Comunque, una digressione è stata questa. E poi questi buoni amici di Casulla, tutti artigiani, fra i quali mi piace ricordare Matteo Plantamura, che è deceduto poco tempo fa, Ninuccio Tramontano, un altro falegname, Nicola Allerta, che poi se n'è andato a Milano, sì. Eppure è deceduto, anche lui falegname, manca a farlo apposta, i dirigenti tutto falegname. Però capeggiati dal ragioniere Giovanni Loreto,
che tu conosci, ex cassiere del Banco di Roma. Cassiere del Banco di Roma, queste persone, secondo me, su l'uomo un panavoc per dirla alla lettera, per cercare di scarpa, perché ci stava il padre di Pasquale Planta, il nonno di Pasquale Plantamura attuale, il nonno, sì. Purissa Pasquale Plantamura, il quale ci puliva le scarpe con la sugna, perché ci fanno poco lucido, perché non ci stavano neanche i soldi per comprare. Ti lasci immaginare. Quindi hai iniziato con la Casollese. Ecco, a queste persone va il mio ricordo, perché mettendola a paragone con il tu hai detto il calcio di oggi, ma con questo episodio ti ho dato una risposta definitiva sulla differenza fra il calcio di oggi e il calcio di ieri. Poi mi feci un nome io a Nocera, no? Mi feci un nome. E a Casolla venivano a giocare parecchi amici, venivano a giocare per me, per giocare con me, tipo un certo Schiattarella, tipo c'è ancora a Vescovado Michele Califano, Nini Condursi, un altro, tu sei. E tu sei. Nini. E non ti dico, è Michele Califano, pure. Certo, però lo conosco. Il combiando Alfonso Stanzione, certo. Giocavano tutti con me. E io aveva il negozio di scarpe. Venivano per me a giocare, ti dico la verità, perché facevo punto di riferimento. Allora ero conosciuto, no? Gino Maiorina, che pure non era giocatore, però. Però giocava nell'Albero Cerina. Allora si interessò, voleva portarmi nei ragazzi della Nocerina. Ti dico la verità, mi rifiutarono. Perché? Dice che io era troppo driblomane. No, driblomane. Perché io sono nato, perché la mia metamorfosi, io ero nato mezz'ala, e mi pensavo, la mia cognizione del calcio era che si va a dribblare tutto quanto e si va in da porta. Io mi dribblavo pure a due o tre persone, però inevitabilmente un quarto, un quinto me lo aveva palo. E allora ebbi dei momenti, e di fatto ebbi questa mortificazione, e avevano ragione. E comunque dopo qualche anno andai a giocare con la Juventina del professore Califano, che tu pure dovresti conoscere. Si chiamava Juventina. Il professore Califano, la madre, aveva un negozio di colori da Stretti San Matteo, certo. Di rimbetto alla pizzeria Fraese. Bravo. Purissimo, tanto appassionato, purissimo, solo uova, sì. Ecco, come la mia metamorfosi poi... Dalla Casollese alla Nocerina. No, la mia metamorfosi di caratteristiche di gioco. Un giorno dovevamo giocare con la Romanella, era a squadra di Gambardella, dove a terzino sinistro giocava tuo cugino Gino Maiorino. Fu squalificato il nostro mediano destro, si chiamava De Maio, un lungagnone di mi ricordo tutto qua, di Salerno. Il professore Califano si disperava perché non aveva qualcuno che potesse marcare a Nicola Cappuccio, che all'epoca nel Salernitano era un asso, questo Nicola Cappuccio. Allora io ci ho preso, che facevo che vi disperate? Oh, marchi a Nicola Cappuccio. Allora dice, no, papì, era un poco titubante. Dice, professore, io marchi a Nicola Cappucci. Allora, io mi caricavo, io mi caricavo stessi, a me non c'era bisogno. Certo. Io già arrivavo, quando arrivavo, carico. Già stavo nervoso, che non mi dovevo... In tutti i modi, lo cancellai dalla partita. E facetemi, ma la Romanella era la squadra di tutti gli assi, sì. Perché Gambardella... Gabriele. E gli attaccata tutti a Salerno questi giocatori. E andò a ingaggiare a Salerno. E c'erano i giocatori, ovè. E venne vinto tutti i partiti. Però la partita non si sa, facettamo Romania, perché facettamo 0-0 grandissimo. E Gino, vedi, Gino parteggiava più con me, perché io con Gino avevamo cresciuto insieme, sì. E questi gli devo dare atto. Poi dalla squadra del professore Califano passai
in prima divisione con Ragioniere Sellitti, che dell'Alba Nocerina. Era nato un altro mecenate che non si sposava, perché tutti i soldi suoi li spendeva tutto con noi. Quando vincevamo qualche partita, il premio di partita mi dava 500 lire. E da allora poi mi rimasi a Mediano. Acquistai una grande padronanza di me stesso, perché il calcio è anche convinzione dei propri mezzi, perché se non tiene questa unita alle qualità, l'ho scoperto poi in seguito, che poi mi misi in luce nella squadra del professore Sellitti. E la Nocerina comprò 4 giocatori, fra i quali c'è pure Gino Maiorino, insomma 4 di noi, ricordo solo Gino Maiorino. E in verità l'unico che conquistò il posto in squadra nella Nocerina fui io. Però ebbi un momento, all'inizio ebbi un momento di grosse difficoltà, perché io sono un tipo, mo non si vede, a che se dà non si vede più, ma quando tenevo 20 anni ero molto timido. Quando sono andato nella Nocerina e ci trovato Longhi, Otello Longhi, e ci trovato Ciccone, e ci trovato De Chiara, ho ci trovato Scarnapiec, ho trovato tanti giocatori che io quando li vedevo tremavi al loro cospetto. Sì, non ne parlavo manco con tu, figurati, li parlavo con voi. Questo fatto mi creava una timidezza, io non mi esprimevo. Comunque, le prime due partite, la prima in casa non ci fu, poi andammo a giocare a Sorrento. Trig per me fu proprio disastroso. E un momento della partita ebbi un pallone a tu per tu con il portiere del Sorrento, ci ho detto proprio, ma ce lo appoggiai proprio in mano. Figurati che io la notte non dormii e non volevo andare più a giocare. Il martedì io facevo pari e disperi, ci vado o non ci vado, ci vado o non ci vado. Comunque la mia grande passione, decisi di andare a fare al migliore, perché Otello Longhi è stato uno dei migliori giocatori che abbia avuto la Nocerina. Mo si mi scordato. Quando mi vide, io mi aspettavo un'accoglienza fredda, quando mi... Uè, Lepre, vieni Lepre, e che? Non ti preoccupare, è stato un episodio, è stato... Quelle parole mi riempirono di coraggio e continuai. Poi che successe? Successe che la Nocerina andò in crisi economica, questo è il primo anno mi riferisco, la Nocerina andò in crisi economica. Soldi non ce ne stettene per nessuno più. Naturalmente i migliori giocatori, quelli che dovevano campare la famiglia, se ne andarono. Ciccone se niente, Long se niente, e rimanemmo il nucleo dei Nocerini. Ecco perché ci accomuna anche questo, perché noi in quel periodo abbiamo giocato quell'anno senza prendere un soldo, e questo deve rimanere nella storia e nelle menti dei Nocerini, che noi per un anno intero non abbiamo preso una lira e abbiamo salvato la Nocerina dal fallimento. Questo è a nostro merito, un riconoscimento postumo. Mo posso figlia stessi insieme ai miei amici. Ecco. Tra i personaggi che ti sono rimasti impressi, tra dirigenti e allenatori. È una persona con la quale che io ricordo sempre con affetto e con il quale ho avuto dei rapporti frequenti. Si chiama Mimì De Nicola, era l'allenatore della Nocerina l'ultimo anno che ho giocato a Nocera. Che poi sfortunatamente retrocedemmo, perché quella squadra, siccome fummo ripescati all'ultimo momento, quella squadra fu fatta un poco raffazzonata all'ultimo momento, vennero comprati anche dei buoni giocatori,
però alcuni erano alla fine della carriera, per esempio Peppino Davino, Peppa Puzz, sì, il famoso Peppa, quello era un grandissimo giocatore, ma dopo un quarto d'ora non reggeva il campo. Non reggeva più, c'era un certo Fanucci che giocava divinamente, ma in un quarto d'ora Isse e Peppa Puzz dovevano solo sostenersi a vicenda, perché... e poi due o tre toscani, un certo Taccola, un certo Tomei, i quali tecnicamente erano buoni, però dopo noi in primo tempo giocavate bene, o 0-0 o vincevamo 1-0, un secondo tempo quelli che mantenevano dietro Ermi, Cattere, De Maia, Bergamina, ci bisticciavamo con tutti, ci scontravamo, però non riuscivamo mai a portare in porto un risultato. Quando venivamo a Nocera, noi Nocerino eravamo messi sul banco degli accusati. Chiudiamo questa. Con questo Mimì De Nicola, negli ultimi 7-8-10 anni, io ho mantenuto io il rapporto. Ci telefonavamo a Natale, il suono massimo, lui mi chiamava, mi prendeva in giro perché era un tipo molto allegro, molto... E ogni anno andavamo a mangiarci una pizza insieme. Lui ci portava in un locale... una pizza, a Napoli? Sì, a Napoli, in un locale del Vomero, una pizzeria così molto... Alla buona, Casarecce. Facevi, muovo porto a mangiare pizza, a Roma mangiavo con Nereo Rocco, perché lui era stato... giocatore del Napoli, e se alcuni non lo sanno, Nereo Rocco per qualche anno ha giocato nel Napoli. E con questo De Nicola abbiamo avuto rapporti fino a lui, tanto è vero che quando è morto la moglie mi ha telefonato, siccome io ero reduce da un attacco, lo dissi ai medici, mandai un bel telegramma a nome di tutti, lo feci io con i nomi dei miei amici, e rimasero tanto contenti perché senza dire niente a loro andai a nome di Cat, loro mi apprezzarono per questo gesto, e dissi: sentite, io non posso andare alla macchina, non posso portarla all'automobile, se voi comunque non trovammo questo accordo, e non siamo andati a Funa, ma quando ci troviamo di tanto in tanto lo ricordiamo sempre con affetto. E siccome tu mi parli di episodio, ti racconto un episodio legato all'amicizia che avevamo con Don Mimì. La squadra non andava bene, quando la squadra non va buona, a qualunque posto del mondo c'è contestazione. È inutile che dicono che il popolo i Nuceri, i Pane, i Napoli, i Milano, è più corretto o meno corretto. Quando le cose non vanno bene, o popolo scende in campo. E un giovedì, facendo l'allenamento, alcuni tifosi di Nocera contestarono il nostro allenatore, e siccome con questo allenatore noi eravamo legati da una grande amicizia, noi reagitamo, non l'avessimo mai fatto, hanno cominciato pietre, cose, ci siamo chiusi negli spogliatoi ed è dovuta venire la celere per farci uscire, e io non ti dico bugie, per 3 giorni non sono uscito dal mio villaggio di Casulla. Per 3 giorni mi dicevo: dove Casone, ti ricordi là c'era un circolo, certo, un Casone vicino Annunziata, io per 3 giorni ce n'è, ma non dico, ma come ci poteva pure che la lucerna pigliava le botte. Tornai quando si calmarono le acque. Poi con questi tifosi si tornò il sereno. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa.
quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. Tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Oh, tutto da perdere. Gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli. Siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.